Nell'anno 786 dell'era cristiana, di fronte alle rocciose coste di Portland, nella contea del Dorset, apparvero per la prima volta tre grandi lunghe navi. Giganti biondi, assetati di sangue, bramosi di conquista, dilagarono nell'isola, travolgendo ogni difesa e seminando il terrore e la morte. I vichinghi invadevano la Britannia. A quel primo sbarco molti altri ne seguirono. E le loro navi, dalla prua mostruosa e dalla vela quadrata, mettevano terrore al solo apparire. La grande ascia di ferro era la loro arma terribile. E dalle loro gelide terre, feroci, imbattibili, spietati, quei popoli pagani si stabilirono saldamente su quelle coste. Sorsero così piccoli regni che traevano la loro potenza dal sangue e dalla schiavitù. L'unico sovrano vichingo desideroso di pace e giustizia era Harald degli Order. Per questo re Lothar di Scozia aveva incaricato il barone Rutford di trattare per ulteriori garanzie di pace. Che massacro!
sacro. Il vostro piano è riuscito, Sir Ruttwell. La mala pianta vichinga è stata estirpata dal suolo britannico, Sire. Harald è morto e non difenderà più questa bandiera. Basta, Ruttwell! Vi rendiamo merito della vittoria, ma non approviamo i vostri metodi di guerra. Distruzioni, massacri, crudeltà d'ogni genere non possono adornare lo scudo di un cavaliere britannico. Sono le necessarie leggi di guerra contro i barbari. Niente giustifica il tradimento del quale vi siete servito per conquistare il paese. I nostri ordini erano di trattare con i vichinghi, cercare una via d'intesa, convincerli ad abbandonare il nostro suolo e accontentarsi del dominio incontrastato dei mari del nord. Non si patteggia con i barbari, si distruggono. Renderete conto a Dio e agli uomini di aver disubbidito al nostro volere. La vostra spada, Ruttwell. Da questo momento siete esonerato dal comando delle nostre forze terrestri e navali e vi preparerete a comparire dinanzi al Tribunale delle Contee per rispondere del vostro operato. Vi auguro che il vostro pentimento sia sincero e profondo quanto il mio rammarico. No! Assassini! È stato lui a tirare la freccia! Maledetto! Fingeva di essere morto! Maledetto! A rogo! Gettatelo sul rogo! Il re è morto. Viva la regina! Evviva!
Un bambino. Non piangere, piccolo. È tutto freddo. Guardate. Il segno dei capi vichinghi. È vero, ma cosa importa? È solo un bambino. Poverino. Il Dio ha voluto salvarlo. E nella sua infinita bontà l'ha portato a me. Per consolarmi della morte del mio amato sposo. Ho desiderato tanto avere un figlio. Nessuno dovrà mai sapere chi sia. Giuralo, Ursula. Lo giuro, mia sovrana, non parlerò. Ascoltami, Odino, nostro Dio e Signore. La donna che peccò infrangendo i voti che ne facevano la tua sposa avrà la morte. L'uomo che osò rapirla a te e al tuo culto avrà la morte. E ora, carichi del loro peccato, carichi di ogni nostra colpa, possano i corpi che ti offriamo placare la tua collera. È vero, hanno mancato. Questa condanna però è ingiusta e inumana. L'amore non è una colpa. Harald, mio padre, sono certo li avrebbe perdonati. Io non lo credo, invece. Non si perdona un tradimento e una vestale che viene meno ai suoi voti di purezza non tradisce forse la nostra fede verso Odino? Non scatena su tutto il nostro popolo la collera implacabile del Dio offeso? Io non capisco perché tu li difenda con tanto calore. Iron, l'impulso generoso della tua giovinezza commuove il mio cuore. Vorrei già essere morto per non vedere mia figlia espiare la sua colpa. Ma non invoco clemenza. Essa ha infranto il suo giuramento di sacerdotessa. Ha ceduto alle dolci lusinghe di una passione terrena. Ha voluto amare. E Garian ha ragione. Deve morire con il suo complice. Siano dati agli avvoltoi. Agli avvoltoi! 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 Avvoltoi!
non speravo più di vederti. Niente avrebbe potuto trattenermi. Niente. Ma ho tanta paura per te, amore. Non voglio che tu rischi la vita per causa mia. Dai. Tuo padre ti consacrò al Dio appena venisti al mondo. L'hai forse voluto tu. E ora, solo per amarci, abbiamo suscitato la collera. La gelosia di Odino. Ma saremo più forti di lui. Oh, ti prego, non sfidarlo, Iron. Non voglio perderti. Cos'è questo suono? Tutto mi fa paura. Non devi temere. Solo un re potrebbe farti sua sposa, liberandoti da quei voti. E io sarò re. Dovrai lottare. Sì, Daya. Devo diventarlo. E lo diventerò. Alla regina Alice e ai suoi sudditi. Uniamo le forze dei guerrieri di Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda e schiacciamo i britanni sotto le pietre delle loro fortezze. Il popolo vichingo avrà il dominio dei mari del nord. Io sono con te, Olaf. Puoi contare sull'alleanza della mia gente. Gli islandesi ti seguiranno. Ti aiuterò per farmi ripagare l'occhio che ho perduto. E ora ascoltami, Olaf. Ognuno di noi che ha risposto al tuo appello dispone di ugual numero di armi, di uomini e di navi e può contare sulla cieca obbedienza di soldati fedeli e valorosi. Ognuno di noi ha dato numerose prove di coraggio in guerra, ma nessuno ha la tua saggezza e la tua esperienza. Già una volta, molti anni fa, un re della tua stirpe riuscì a piantare la propria bandiera sul suolo britannico e solo il tradimento poté piegarlo. L'impresa che affrontiamo ora sarà lunga e difficile. Per superarla è necessaria una cosa. Che un solo capo ci guidi. E devi essere tu, Olaf. Ti ringrazio molto, Garion. E ringrazio tutti voi. La fiducia che mi dimostrate è il premio più grande che possa coronare l'esistenza di un soldato. Ma ahimè. Io sono vecchio, sono stanco. E in guerra la mia saggezza varrebbe meno dello slancio di un comandante giovane e impetuoso. Vi propongo quindi il figlio di mio fratello Harald. Iron ha il valore e il coraggio di suo padre. Mi dispiace, Olaf. Iron è giovane e ancora inesperto. Se tu rifiuti il comando, sarò io a guidare la spedizione. Dimentichi una cosa. Io sono spinto da un sentimento più profondo. Vendicare la morte di mio padre e di mio fratello. Nonché farti eleggere re. Mi spetta di diritto. Lo vedi questo segno? Campeggiava sugli stendardi vichinghi che già sventolarono in Britannia. Erano gli stendardi di mio padre che li coprì di gloria e di sangue. Abbiamo deciso. Saranno i soldati stessi a scegliere chi di voi due dovrà guidarli. I capi di ciascuna tribù daranno il loro voto. Olaf! Olaf! Yeah!
Perché è così triste? Daria, che cos'hai? Ho il cuore pieno di sgomento, aiutami. Ti aiuterei così volentieri se potessi. Siamo nate dallo stesso grembo, nella stessa notte. Chi può capirti meglio di me? Iron non doveva posare il suo sguardo su di te, è stato un sacrilegio. E tu, Daria, perché hai spezzato il giuramento che ci lega agli dèi? Perché lo amo da impazzire. E tremi per lui, sapendo che va in guerra. Soltanto la sua morte potrebbe lavare il tuo peccato. No, Rama, non devi dire questo. Diventerà re e avrai il potere di sciogliermi dai sacri voti. È così forte l'amore per un uomo da rischiare anche la vita, sperando che egli possa mantenere una promessa quasi assurda. 48. 49. 49. 50 per Garian. 50 per Iron. Questa è dunque la volontà degli uomini, incerta come una renna che abbia smarrito il branco. Rimettiamoci al giudizio supremo degli dèi. Vi misurerete in duello con le armi da voi stessi forgiate. Odino donerà l'astuzia e la forza a colui che egli ha prescelto. Mi senti, Roma? Perché gridano così? Io vado a vedere. Fermati! Vuoi forse tradirti? Vuoi che ti uccidano insieme a lui? Daia! Rama! Iron e Garian stanno per battersi in duello. Calma, calma. I contrasti dei guerrieri non ci riguardano. Degli dèi, Iron. Uccidilo. È la legge. No! Non posso ucciderlo. È un soldato valoroso. Deve combattere al mio fianco, con me. La sua vita è tua. La mia vita è tua, Iron.
istante con te non si potrà più parlare. Zitto! Disturbatore sacrilego, con te non ho mai parlato e non parlerò mai! In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Dei poteri concessimi da Dio e dai miei sudditi, nomino te, Eric, duca di Elfort, comandante della flotta del mio regno. Voglia Iddio che il tocco della spada del grande Lothar, mio amato sposo, possa trasfondere in te il valore e la saggezza del re defunto. Dei poteri concessimi da Dio e dalla volontà dei miei sudditi, io nomino te, duca di Elford, comandante delle forze di mare. Quel bastardo c'è cascato, ha preso il comando della flotta. E voi, barone? E io organizzerò la difesa del castello. Quel pazzo crede di poter distruggere la flotta vichinga. E non sa che la sua nave brucerà prima del combattimento. Ci si può fidare di quell'uomo? Come di me stesso, barone. Ah, e allora sarà meglio pagarlo. Corri, non c'è tempo da perdere. Non ho il coraggio di accompagnarti. Una regina non può piangere davanti ai sudditi, anche se suo figlio parte per la guerra. Tieni, è solo una croce, ma ti proteggerà. Vedrai, madre mia, sarai fiera di me. Sei sempre stato il mio orgoglio. Hai dato uno scopo alla mia esistenza. Forse un giorno qualcuno ti spiegherà il segno che hai sul petto. E quel giorno io spero... Non temere, madre. Quando mi hai adottato, allevandomi come se fossi stato tuo figlio, mi hai dato tutto quello che un uomo può desiderare dalla vita. Madre, io voglio soltanto essere degno del tuo amore. Che ne fai? Le vendi? Oh, sì,
ridete, ridete pure. Per me le navi sono delle bare galleggianti. Io, qualunque cosa succeda, sono sicuro di rimanere a galla. Sì, come... So già quello che vuoi dire. L'importante è salvare la pelle. Maledetti bastardi cani. Ne avevo 13. Una è scoppiata, no? Vele a tribordo! Incendiarie, aumentate la voga, abbiamo il vento a sfavore, dobbiamo cercare di aggirarli. Barra a sinistra. Che li comanda, avremo buon gioco su tutte le altre. Issate la vela! Stanno virando sopra vento! Thank you.
uscite immediatamente. Maestà, durante questi anni di pace io sono stato il vostro suddito più fedele. Ma ora, ripeto, un matrimonio rafforzerebbe l'unità delle nostre genti. Tacete. Come osate credere che i miei sentimenti... Non ho parlato di sentimenti. Per troppi anni avete finto di ignorare i miei. Maestà, quello che vi propongo è la salvezza del vostro regno. Purtroppo voi siete divorato dall'ambizione, vi toglie il senno. I vostri calcoli sono errati. Non abbiamo bisogno di voi. E adesso uscite. Comunque, io resto uno dei vostri sudditi più fedeli. Detta e compiuta, finalmente. Sì, ho realizzato il mio sogno più grande. E senza spargere sangue vichingo. Grazie al barone Rutford che ci ha consegnato il castello e voi, regina. Prima di abbandonare questo mio regno, nominerò un reggente. E voi altri ricordatevi, dovrete obbedire tutti ai suoi ordini. Se cercaste di ribellarvi... Il biondo capo della vostra regina giungerebbe qui con la prima nave vichinga, perché io la porterò con me quale ostaggio, e la mia spada non tremerebbe se dovessi usarla. Sei un vile. Perché non resti qui? Diventeresti più civile. Non lo credi? Perfino i servi potrebbero insegnarti come si comporta un essere umano. Chissà invece che non sia io a mostrarvi un giorno che cosa significhi essere un vero uomo. Forse voi non sapete cosa sia. Barbaro. Barbaro. Sì, barbaro! Tu, Rutford, sarai il reggente di questo mio regno. Tu, esempio di civiltà britannica. Ma sta attento, ti avverto. Non illuderti di poter tradire un barbaro. È pericoloso. Ricordalo. Ricordalo!
Dove sono? Sulla terra dei vichinghi. No. Ma tu da dove vieni? Da molto lontano. Tanto tempo è trascorso dal mio imbarco. E dov'è ora la tua nave? In fondo al mare. E i miei compagni anche. E tu chi sei? Donna? O angelo? Se non avessi sentito la tua voce, avrei pensato di essere morto. E non mi sarebbe dispiaciuto se gli angeli fossero belli come te. Ma chi sono gli angeli? Oh, com'è bella. Che cos'è? Un talismano mi protegge sempre. Vedi, mi ha fatto anche incontrare te. Fra poco sarà l'alba. Devo andarmene. Dimmi almeno chi sei. Dimmelo. Non posso. E se chiedessi di rivederti qui? Là, dopo quelle dune, c'è un piccolo villaggio di pescatori. Ti aiuteranno. Non fuggire. Ti prego. Paura. Deve essere un naufrago. È finito. Chi sei? Come sei arrivato fin qui? Su, parla. Sei un naufrago anche tu? Sì, certo. Viaggiava nella mia stessa barca quando una montagna di ghiaccio ci ha investiti, vero? Cosa fate qui voi altri? Tu, andate via. Tornate al vostro lavoro. Forza, muovetevi. Se sei un buon pescatore come lui, puoi restare con noi. Altro che. È un gran pescatore. Lo chiamavano Mangiabalene. Noi torniamo in mare, ma tu puoi rimanere e aver cura del tuo amico. Sì, sì. Signor Duca. Scusate la confidenza, signor Duca, ma sono dei vichinghi. Se sapessero chi siete, io me la sentivo che mi sareste salvato. Ma tu, piuttosto, come hai fatto ad arrivare fin qui? Ah, benedette vesciche. Ve lo ricordate sulla nave? Tutti ridevano. Già. Ma che lotte, quei pesci spada. Su 7 che ne avevo, me ne hanno bucate 3. No, 4 me ne hanno bucate. Ti ho portato del cibo e dell'acqua. Sei buona tu, Rama. Ma avrei preferito qualcos'altro. Cosa? L'annuncio che la mia fine è prossima. La morte dipende dalla volontà degli dèi, non da quella degli uomini. Solo se gli dèi lo esigeranno, il tuo sacrificio si compierà. Fino a quando dovrò vivere così? Lo vedi? Non so neanche più nascondere le lacrime. Vorrei tanto poter fare qualcosa per te. Sei sacerdotessa degli dèi. Puoi implorare da loro che affrettino la mia fine e che il mio inutile corpo sia gettato in mare perché ritrovi chi è già laggiù. È quello che chiedo in tutte le mie preghiere al mio Dio. Ma anche lui non mi ascolta. Mi ha abbandonata. Mi è rimasta soltanto la sua croce. Si chiama croce quel talismano? Chi ti ha detto questa bestemmia? La croce non è un talismano. È il simbolo della nostra fede cristiana. Sentivo che ti avrei ritrovata. Ho ancora gli occhi e il cuore pieni della tua bellezza. Non ho fatto che pensarti.
Lo sai, ogni uomo senza rendersene conto insegue nei suoi sogni l'immagine di una donna. Adesso il mio sogno si è avverato. Tu sei quella donna. E non voglio perderti. Ti prego, non parlarmi in questo modo. Non posso ascoltarti. Lasciami. Tu sei cristiano, vero? Sì, come lo sai? È la croce del tuo Dio questa, non è un talismano. Chi te lo ha detto? Me lo ha spiegato la regina, che è prigioniera. Quale regina? La regina Alice di Bretagna. Ma com'è possibile? Sì, è affidata a noi sacerdotesse. Vedi? Tutto si muove come vuole il destino. Potevo morire in battaglia e invece sono giunto naufrago su questa terra per incontrare l'amore e liberare mia madre. Tua madre? Sì. Ora capisco perché piange. Ti crede in fondo al mare e prega per poterti raggiungere laggiù. Invece ti rivedrà vivo. Io ti aiuterò a farla fuggire. So già in che modo. Domani c'è una festa di nozze. Quello sarà il momento buono. Sei qui. Signor Duca. Salve, amico. Scusate. Domani c'è una festa nuziale. Tutto il villaggio andrà alla cerimonia. Lo so. Ho lavorato tutto il giorno per preparare i doni. Andremo a divertirci. No. Tu rimarrai qui e approfitterai per portare la barca più veloce giù al pontile. Signor Duca, mi fate paura. Attento. Andato. Domani sarà un gran giorno. Perfetto.
Perché ti sei fatta beffe di me? Cosa? Perché hai voluto che assistessi alle tue nozze? Non capisco. Non ti bastavano le lacrime di mia madre? Se il tuo scopo era di avermi prigioniero per fare un dono al tuo sposo, eccomi. Duca di Elford. Iron! Sia messo ai ceffi! Il tuo sangue non può scorrere oggi. Oggi è giorno di festa per noi. Sarai giustiziato domani prima dell'alba. Maledetto! Hai avuto paura, A due dita dall'orecchio sinistro! Io so fare di meglio il coricato su un torso. Vediamo. Guardate me, coi piedi. Mi sfioro la guancia sinistra e trapasso il legno. Bel colpo! Dove vai? Porto da bere al prigioniero. È un po' di vino. Dallo a me. Da bere al prigioniero! Poi di che non ti trattiamo bene. Da qua, vieni. Sembra vivo. Lasciamene un po'. A te. Addormentati. Che fai qui? È più dolce la mia agonia della tua notte nuziale? Guardami negli occhi. Non vedi in essi tutto l'amore che ho per te? Come hai potuto dubitare? Hai creduto che io fossi Daya, la mia gemella. Ma come hai potuto? Andiamo. Tua madre l'ho già condotta al villaggio dei pescatori e col tuo scudiero. Per questo non ero presente alle nozze. Presto! Maestà, la barca è pronta. Che è successo? Ehi, Sigurd, sveglia! Dov'è il prigioniero? Anche dalla costa. Allora siamo circondati. Aspetta, vieni con me, di qua. Ma non è possibile, non può essere stata Rama. Lo ritroverò, Daya, ne sono certo. E se Rama è con lui, li ucciderò insieme, non meritano pietà. Non ci troveranno, Eric.
Ci nascondevamo in questa grotta da bambine, io e Daya. Nessuno ci ha mai trovate. Da questa parte, certo, non sono passati. Rimane la strada della foresta. Inseguiamoli! È inutile. Ormai sono lontani e la notte è a loro favore. Li ritroverò sulla loro terra. Questo. Mia sovrana, le nostre spade e quelle dei nobili di Scozia sono pronte a battersi per ridarvi il trono. Grazie, barone. La vostra fedeltà mi commuove, cavalieri. Abbiamo tremato per voi. Appena ho avuto il vostro messaggio, in me è rinata la speranza. Vi ringrazio, ho bisogno di amici come voi. Ma per riprendere il castello di Lothar ci occorrono uomini e armi. I nobili cavalieri che mi hanno seguito sono valorosi ma pochi. Però veloci staffette già corrono per le contee e sono certo che i principi accoglieranno il mio appello e accorreranno con ingenti forze. Morte a Rutford e viva la regina! Urrà! 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 Thank you.
vichinghi. Maledizione. Sono già sbarcati. Attacchiamo ugualmente. Non hanno cavalleria. Fermo. Sono troppo numerosi. Ho un'idea. Avete visto? Non pensavano mai di trovarsi di fronte alle forze vichinghe. Questa volta li sterminerò tutti. Io. Te l'affido, Rutford. Veglia su di lei. È una sfida a te, Iron. Eric, mio fratello! Guarda, guarda, Eric, lo stesso segno! Fratello! Fratello! Miei valorosi soldati! E voi, prodi cavalieri di Britannia, non più odio e discordia fra noi. Oggi è giorno di giubilo. Guardate, questo è mio fratello. No! Attento! Io! No! Il re! Hanno colpito il nostro re! Hanno colpito il nostro re! Tradimento! Assaltiamo il castello! Di Elford. Se i vichinghi non si imbarcheranno e se i principi non saranno rinviati ai loro possedimenti, Daya sarà messa a morte. La tua sposa, Iron, è nelle mie mani. Tu stesso me l'affidasti.
Ebbene, la sua vita dipende ora dalle tue decisioni e da quelle di tuo fratello. Per riflettere, avrete tempo finché durerà questa fiamma. Ti ritrovi nelle vesti di un britanno. Ma se gli dèi hanno voluto così, la loro collera è placata. Eric, non piangere, non soffrire. Harald, nostro padre, già mi chiama. Sento la sua voce. Non piangere. Tu, Eric, tu, mio fratello, duca di Elford, porterai a termine la mia opera. Questo gli dèi vogliono da te. Hagen, Beer, Eric mi succederà, sarà il vostro re. Il barbaro sta per morire. Iron. Dovrò chiudere gli occhi senza rivedere Taia. Sembrano lupi affamati. Taia. Non c'è che una sola possibilità di salvezza per te e per me. Devi dirgli di andarsene. Mai, non lo farò mai, uccidimi pure se vuoi. Bada che la tua morte sarà lenta e terribile. Invocherai la fine come una liberazione, come l'hanno invocata tutti quelli che non sono mai usciti di qui. Voglio Taia. Tu eri uno dei soldati che montava la guardia quella notte che ero incatenato all'albero sacro? Sì. Cerca gli altri e seguimi. Dove sei, mia dolce sposa? Non potrò più rivederti. Sono qui. Dai. Sì. Sono io, sono tornata. Come hai fatto? Rutford mi ha liberata. Un bel sogno. È stato un bel sogno. Non poteva realizzarsi. Gli dèi erano gelosi. Iron. E così hanno voluto punirmi. Il sogno diventerà realtà. Saremo felici insieme. Sì. Staremo insieme. Per sempre. Porterò con me
È un'impresa pazzesca. Devo tentare. Non c'è altra scelta. Sta morendo e la sua donna è lassù. Questa torre in legno è l'unica via possibile. Ma come farai a... Ascoltatemi. Che i tamburi rullino a morte. Finché la torcia resterà accesa, non dovrà udirsi altro rumore. E nel caso io non dovessi tornare, prima che il suo fuoco sia spento, voi attaccate. Attaccate. Senza pietà. E sia fatta vendetta. Anche tu. Sì. Oh. Oh. Questo è il momento. Ostini ancora a tacere? Vedi, quando la sabbia sarà caduta tutta in questo secchiello, il suo peso farà sollevare il coperchio dell'urna. E questo grazioso animaletto potrà sgusciare indisturbato dalla sua gabbia di vetro. Geniale, vero?
È una mia invenzione che ho già sperimentato più volte con successo. Appena il ragno uscirà, gli basterà darti un morso per farti morire tra spasimi atroci. E sarà una liberazione in confronto all'angoscia dell'attesa. E allora? Una tua parola e saremmo salvi. La mia spada.